3, 2, 1. Doveva andare in cielo, invece è tornata sulla Terra, in Kazakistan, da dove era partita stamattina. La navicella spaziale Soyuz era diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale, ma 2 minuti dopo la partenza l'improvvisa avaria ai motori, esattamente al momento dell'accensione del secondo stadio. Dato che la Soyuz non ha combustibile sufficiente per raggiungere un'orbita stabile con una spinta ridotta, l'equipaggio ha attivato le procedure per il rientro di emergenza. La capsula si è quindi separata dal vettore ed ha effettuato un rientro balistico simile a quello che si verifica alla fine di ogni missione, ma con un angolo di inserimento più accentuato che sottopone l'equipaggio a una maggiore accelerazione di gravità. L'ultima volta in cui è accaduto un incidente simile è stato nel 1975. Scattato l'allarme, 4 elicotteri sono decollati per recuperare i 2 cosmonauti a bordo. Il comandante russo Alexei Ovichinin, veterano, e l'americano Nick Hague al suo primo volo. Per fortuna tutto è finito bene, eccoli dopo essere stati recuperati. Grazie a Dio l'equipaggio è salvo, ha commentato il portavoce del Cremlino. Mosca ha dichiarato di voler sospendere i voli con astronauti a bordo finché non sarà conclusa l'indagine sull'incidente odierno.